buio è stato in legno fino agli anni 80, poi per motivi di sicurezza è stato cementificato. Vedete, è la faccia del duca che stava qua. Pare che sia il suo fantasma, perché questo era l'albero preferito del duca che stava qui. Come potete notare, i tipici occhi ducali, uno più grande, uno più piccolo, e la bocca un po' sbieca. La famiglia ducale di Pisco Lanciano, ora non ricordo bene se fossero stati Carafa, che era la famiglia che era qui prima dei D'Alessandro, gli stessi D'Alessandro, erano feudatari diretti del re di Napoli. Pare che il re di Napoli, Ferdinando II, fosse venuto in visita a Pisco Lanciano per ben 2 volte. All'interno del castello c'è il quadrato magico di cui non sappiamo nulla e a noi non è dato sapere nulla. La particolarità di questo portale, come si può notare, che i capitelli in stile corinzio, vagamente, composito, diciamo così, sono diversi. E un'altra particolarità è che sulle pietre ci sono dei segni non ben identificati. Non si sa se sono stati fatti in precedenza e questi blocchi di pietra sono stati poi utilizzati per fare la chiesa, oppure sono stati fatti dopo, anche così per voler via, oppure sono alieni. Anche lì sopra ci stanno tipo delle numerazioni. Ma chi c'è qualcuno che prova qua dietro? Nata 10 anni fa più o meno. Sì, era il gruppo dei Westfalia Spis, un gruppo tipico locale. Tipico locale, perché? Tipico locale perché quando si parla di cose inerenti ai piccoli comuni molisani, gli aggettivi che si usano e si accostano è tipico locale. Quella era la casa in cui durante le vacanze estive, fino agli anni 50, tornavano a Pesco Lanciano, paese di origine del padre, il famoso regista Cito Ah. Maselli, e la sorella, famosa pittrice della scuola romana, Moderna. Titina Maselli. Questa può darti moderna. Sì, è la scuola romana.